Un migrante è stato trovato carbonizzato sul tetto di un treno francese all'arrivo a Menton. Pare che la vittima si sia aggrappata al pantografo rimanendo folgorata. Esplosione in una pista di kart a Rozzano nel milanese, ustionate due persone nello scoppio causato da una bombola GPL difettosa, area messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Armati di catena per rapinare uno smartphone, hanno aggredito un 15enne ed un 14enne accaduto a Pomigliano d'Arco, provincia di Napoli, identificati due degli aggressori. Almeno 26 persone sono rimaste ferite nella notte a causa del crollo di una parte del controsoffitto di una discoteca di Madrid. L'incidente si è verificato nella discoteca La Suegra. Se non dovessimo raggiungere il 40%, faremo il governo con altre forze politiche, così il candidato Premier 5 Stelle Di Maio sulle elezioni aggiunge: non lasceremo l'Italia nel caos.